Arezzi con la sua APE, una moderna Lambretta, ha iniziato dalle strade di Ostia e ha varcato i confini italiani ed europei, è arrivata fino in Cina, una cantastorie itinerante. Come nasce questa avventura? Nasce a Ostia dalla vincita di un bando pubblico che mi ha permesso di allestire questo APE Calessino, detto Biblio Libro, e andare in giro a raccontare storie per scuole, biblioteche e piazze, storie che scrivo io proprio in strada. Qual è stato il suo rapporto con le persone di Ostia e con il territorio? È stata supportata, è stata ostacolata? Sono sempre stata molto supportata dalle famiglie, dalla comunità e dalle istituzioni. C'è stato un momento iniziale in cui ho dovuto far capire un po' il servizio artistico itinerante che proponevo alle autorità, perché era un servizio nuovo, e adesso sono inserita nella rete culturale e sono molto contenta, sono tutti molto affettuosi. Sente di avere un ruolo importante, sente una responsabilità, perché Ostia è un territorio insomma particolare, a volte difficile. Sì, la responsabilità è condivisa però con tante altre associazioni e istituzioni che si occupano di supportare la cultura a Ostia. Da poco abbiamo aperto un bookshop e la nostra casa editrice finalmente ha una sede fissa, pubblichiamo per lo più albi illustrati e siamo contenti di ospitare bambini e famiglie e di educare alla lettura fin dalla prima infanzia. È dunque un luogo di aggregazione culturale fondamentale per il territorio. Francesco Giuliani, art director, perché secondo lei le storie e i libri di Valentina hanno così successo anche all'estero? Qual è la ricetta? Ma sicuramente dei testi molto empatici innanzitutto, e poi nel caso del libro pubblicato in Cina una problematica che ci accomuna, la piccola e media editoria in sofferenza e in grande difficoltà, e questo ha portato anche a dei dibattiti molto interessanti su come noi stavamo interagendo al problema. Deve vincere naturalmente la concorrenza della grande distribuzione, per qualcuno che parte ad esempio da una Lambretta non è una sfida semplice, ma appunto una sfida che Valentina ha accettato e ha vinto. Questo è il libro in cinese, perché voi avete fatto un tour in Cina e dopo essere stati in Germania, grande successo anche lì, tanti laboratori in Cina, è stato apprezzato. In Cina uno dei momenti più interessanti per noi, e anche per il feedback che c'è stato, sono stati i laboratori, cioè delle sessioni in cui sia con i bambini anche con i ragazzi più grandi si dava forma all'oggetto libro, cioè far vivere a queste persone il processo che parte dal testo fino a farlo convivere con l'illustrazione, quindi esattamente il processo che dà forma all'oggetto libro. Progetti futuri? In queste ore c'è un... Sì, in queste ore stiamo concludendo una trattativa importante con la Spagna, incrociate le dita per noi. Allora incrociamo tutti le dita, allora in bocca al lupo e grazie per essere stati con noi a Valentina.